in questo video. Adesso io vado. E sposta, ti spiegato. Stanno guardando le telecamere. Fermo, Nando, questo è il pezzo dove Hillary si è messa a piangere. Che bulli gli hanno dato la colpa. Okay. Sì, è questo, Nando. Va bene. Ora ti faccio vedere io cosa significa essere bulla veramente. Ho capito tutto, abbiamo trovato il colpevole, eh? E qui ci sono atti di bullismo. Atti di bullismo. È vero, Hillary, devi ritornare a scuola. Ho l'appuntamento con papà Stefano prima di entrare a scuola. Lo devo troppo convincere che Nicola è diventata una bulla e Hillary non c'entra niente in questa storia. Ah, ditemi voi, se è normale venire davanti scuola a quest'ora che fa freddo per parlare con Sara, perché mi devono parlare, mi devono convincere. Io adesso devo andare a cercare Sara davanti la scuola. Giorno, allora che vorremmo fare? Sono 8, non avete capito che dovete entrare tardi, forza? Sì, Nando, arrivo, sto arrivando. Entriamo tardi. No, no, Roma, devo parlare con papà Stefano perché Hillary mi ha detto di convincerlo di guardare le telecamere di sicurezza della scuola. Ah, sì, è vero, perché Nicola è impazzita. Esatto, ma che non l'hai vista fuori scuola? Ma a parte quello, dobbiamo anche far ritornare Hillary a scuola. Ti ricordi che è stata sospesa? Sì, Hillary è stata sospesa, Nicola è diventata una bolla e io sto in un'altra classe. Qui la situazione è grave. Sara, Roma, tutta scuola, sono entrati tutti, è suonata la campanella, forse io non mi dico più niente, ma fate come vi pare. Arriviamo, Nando, un minuto! Sara, che c'è? Sto prendendo un colpo. Mamma mia. Io alle 8, non io alle 8, voglio dormire, non posso venire qua fuori scuola. Mi ha detto Hillary che devo parlare con te. Che cosa avete da dirmi ancora? Allora, è una cosa importantissima. Che cosa? Dove? Sì, te lo dico io la cosa importante, che dovete entrare a scuola, a Roma. Vai, entra in classe. Ti dobbiamo dire una cosa prima. Ditemi. Nicola è diventata una bulla e Hillary è stata sospesa per colpa dei bulli. Nicola è diventata una bulla e è stata sospesa per colpa dei bulli. Ma che cos'è? Non sciogliere la lingua. A pelle figlio dei bulli facevano un bullo di bello di bollo, di bullo di pelle, di pillo, pelle pillo, prima di butto di pelle. Ma che cosa sta dicendo? Senti, adesso voi entrate in classe e non dite cavolate. Io vado da casa. No, allora, devi ascoltare. Devi ascoltare. Un minuto. Sì. Quindi convincimi entro un minuto. Allora. Vabbè, però così. È il tempo, passa un minuto. Vabbè, ok. Allora, praticamente il tempo. Scorre il tempo. Sì, ma mi devi far parlare. Dimmi. Allora, praticamente che cosa è successo? Hai presente tutte le cose che sono state fatte in classe? Come ad esempio che hanno tagliato i capelli a Nicole? Ecco, hanno dato tutta la colpa a Hillary, ma in realtà è stata Lucrezia, l'ho vista io. O come il camice di Nanno che l'hanno sporcato tutto. Sono stati bulli, te lo possiamo assicurare. Abbiamo le prove con le telecamere di sicurezza della scuola. Va bene, io che ti devo fare? Ti devi aiutare a convincere i professori a guardare le telecamere di sicurezza per aiutare Hillary a farla ritornare in classe. Va bene, quindi facciamo controllare le telecamere di sicurezza della scuola e vediamo se Hillary non c'entra niente. Ma ve lo dico, a parte che sta venendo da vomitare, fermati! Se questa volta scopro che mi state prendendo in giro e è stata Hillary, questa volta mi metto in punizione a tutti quanti per tutta la vita. Funghetti, io a scuola non c'ero, ma voi sicuramente avete visto i video precedenti, quindi voi sapete se è stata Hillary o meno. Se vi iscrivete al canale in questo momento in tantissimi, io capirò che devo far controllare le telecamere, altrimenti se non vi iscrivete vuol dire che Hillary è colpevole. Visto, socio? Abbiamo fatto bene a far diventare Nicole una dei nostri. Adesso la casa è tutta nostra. Siamo riusciti a mandar via Hillary e adesso abbiamo fatto diventare Nicole una dei nostri. Allora, ragazzi, adesso io vado. E sposta, ti spiegato. Ma, scusami, ma chi è che mi ha spinto? Nicole. Nicole, sono tuo fratello, vieni subito qui. Nicole, girati. Nicole, vieni qua. Cosa devo fare? Io devo venire da te. Che cosa vuoi? Lascialo stare quello sfigato di tuo fratello. Dai, forza, andiamo, non l'ascoltare. Amico, ma che si risponde così al tuo fratello? A me fa specie. Tu fatti gli affari tuoi, Nando. Ma come mai sto cambiamento improvviso così? Ma allora è vero, Nicola, vedi, è impazzita. Vedi, papà Stefano, era così. Noi te l'avevamo detto. Nando, la lista anche te. Ma non riesco a capire il suo comportamento improvviso così. Allora, qualche cosa deve essere successo. E allora è vero, perché dice che Nicola con una pozione l'hanno fatto diventare ma una certo, bulla. Certo, qualche cosa è successo, dobbiamo vedere. Nando, glielo vuoi dire che la pozione la tenevi tu sì, in classe? Sì, la tenevo io, custodita io. Ah. E me l'hanno rubata mentre mi ero addormentato. Allora è tutto chiaro, allora Nando devi aiutarmi a controllare le telecamere della scuola, le prendiamo e le portiamo alla polizia, le facciamo vedere alla preside. Certo, quindi, certo. Perché così almeno Hillary ritorna a scuola. E la verità sarà fatta. Certo, certo, è quello che da poco che dico io, qualche cosa è successo. Nando, ci devi aiutare, tranquillo. Perché Nicola deve diventare tranquillo, come era prima. Hillary deve tornare a scuola. Nando, mi devi aiutare. Nando, mi aiutami. Sento il ragazzo. Andiamo, andiamo, facciamo tutto. Su. Nando, ma allora qual è il piano? Che facciamo? Dici, Nando, perché non dobbiamo. Allora, per il resto andare in classe.
Poi durante la ricreazione ci vediamo e andremo tutti e tre nella sala sicurezza per prelevare queste telecamere. Ok, perfetto Nando, allora ci vediamo a ricreazione, così abbiamo le prove e possiamo dimostrare che in realtà non è stata Ilaria a fare tutto questo. Ok. E se c'è qualcuno nella camera dove ci sono le telecamere? Non ti preoccupare, ci penso io, non ti devi preoccupare, quelle sono andate in tasse normali. Va bene, poi dopo Nando, ci vediamo e facciamo quello che dobbiamo fare. Va bene Nando, grazie, allora ci vediamo a ricreazione. A ricreazione, okay. Tranquilla ragazzi. Roma, Sara, mi raccomando, Nando, prendete le telecamere. San Giovanni! Stefano! Ma è possibile? Tutte le volte ci scontriamo! Senta, San Giovanni, lei mi deve ascoltare bene, questa è una cosa seria. Ilaria è stata sospesa per colpa dei bulli e Nicola è diventata una bulla. Ma lei che cosa guarda in classe? Dobbiamo controllare le telecamere di sorveglianza della scuola. San Giovanni, lei mi deve aiutare! San Giovanni! Allora! Io guardo e faccio quello che devo fare, Stefano. Adesso, per cortesia, non mi dica tutte queste stupidaggini che devo fare. Oggi ho tante cose da fare. Per cortesia, e su, e andiamo. Questo è un pazzo. Tra poco, in questo video. Dobbiamo assolutamente cancellare tutte le prove. Beh, hai imparato velocemente ad essere una di noi. Che babbe altro fratello, eh? Sì, infatti forse non ha capito che la vecchia Nicole di prima non tornerà mai più. Pensava di fermarti sotto scuola, ma non ha capito che ormai tu sei una dei nostri. Peccato però che manca oggi la nostra amica Lucrezia. Ci divertivamo molto di più, ormai la classe è nostra. Non è completamente tutta nostra la classe, manca solo una persona. C'è solo una persona che sta in mezzo ai piedi e che rompe le scatole. Sara! Sì, quella spiona di Sara. Dobbiamo trovare un modo per buttarla fuori, non la sopporto più. Come facevi ad essere amica con una come quella? Ah, guarda, non lo so proprio. Che belli questi capelli blu. Te li sei fatti per me? Perché ti piacciono? Sì. Quindi, questa è l'Italia. Come vedete, qui in alto c'è il mare. Ok, d'accordo? Nicole, ma perché anche tu fai così? Ma perché sei diventata una di loro? Perché dovevo rimanere la solita babbea insieme a te? Ma che cosa stai dicendo? Ma ti ricordi che abbiamo fatto anche la canzone insieme? Che quale faceva... canzone? Non ricordo niente. Che faceva questa scuola chi non... Basta, noi non ascoltiamo queste canzoni. L'abbiamo fatta insieme. No, ti stai sbagliando. Funghetti, invece voi l'avete ascoltata la nostra canzone. Se non l'avete fatto, ascoltatela perché è bellissima. E se riuscite, Funghetti, imparate anche il balletto insieme a noi. Fatelo almeno per me e per Ilari. E basta con questa Ilari. San Giovanni, la vede Sara? Sara, per cortesia, fai silenzio, sei l'unica. Gli altri sono belli, bravi e buoni. E tu fai caciara. E basta allora, per favore. Ma San Giovanni, ma sono l'unica che si sta zitta. Non posso parlare con nessuno. È diventata ingestibile questa situazione. Funghetti, ma vi rendete conto? Io senza Ilari non ce la faccio più. Guardate con chi sto. Sara, guarda che i tuoi compagni hanno perfettamente ragione. Stai facendo un macello. Si sente soltanto la tua voce. E sai che c'è? Adesso ti metto una nota e domani viene accompagnata dai tuoi genitori. San Giovanni, ma non sto facendo niente. La nota no, però. Poverina, ti fa accompagnare dai tuoi genitori. No. Qui dobbiamo concentrare il nostro cervello e studiare. Ecco, è suonata la campanella. Va bene, andate a fare ricreazione. Su, andate a fare ricreazione. La campanella, devo stare. Ma dove andrà così di corsa? Andrà a piagnucolare con la sua amichetta. Babbea. Venite, veloce. Nando, è questo qua il computer. Ragazzi, fatemi a me al computer, ci penso io, non vi preoccupate. Nando, facci fare a noi, noi siamo giovani, siamo esperti. Ci pensiamo a noi, non ti preoccupare, ci mettiamo 2 secondi e abbiamo fatto. Va bene, basta che vi date la mossa, vi dovete sbrigare, che fra poco arriva gente, tu, datevi da fare. Ma non si accende! Perché non si accende? Non lo so, prova con Q, cancelletto, Z, A, P, C, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 9, F, 4. No, non funziona! Oh, non si accende! E se no, ragazzi, mi fate provare a me per piacere? Nando, ma tu non li sai usare i computer? No, vabbè, Nando, sei proprio un genio, ma come hai fatto? Vabbè, ora vediamo le registrazioni. Dobbiamo vedere il pezzo in cui i bulli tagliano i capelli a Nicole e imbrattano tutto il tuo camice. Ok, va bene, allora proseguiamo, eh. Ok, attenzioni, vai. Ma che cosa stanno facendo? Stanno guardando le telecamere.
Fermo Nando, questo è il pezzo dove Hilary si è messa a piangere. Che Bulli gli hanno dato la colpa. Okay. Sì, è questo Nando. Va bene. Perfetto Nando, allora le registrazioni ci sono. L'unica cosa che ci resta da fare è chiamare la polizia. E chiamare papà Stefano prima, così almeno facciamo venire la polizia qua a scuola. Va bene, ok. Va bene Nando, mi raccomando però, adesso noi dobbiamo rientrare in classe. Ok, fate finta di niente, seguitate a fare quello che stavate facendo. Va noi bene. Ci abbiamo tutto a portata di mano. Mi raccomando, dobbiamo avvisare papà Stefano. Ok, ci penso io, va bene, potete andare. Avete capito cosa sta succedendo? Come non capisci mai niente, oh. Nando sta andando in polizia con Stefano perché hanno capito con le telecamere che siamo stati noi a cacciare via Hilary. Dobbiamo assolutamente cancellare tutte le prove. Prima che finisca la ricreazione, entriamo dentro e distruggiamo tutte le prove. Sì, ma non ci dobbiamo far scoprire da nessuno, eh. Dai. Andiamo, dai ragazzi. Dai. Allora oggi facciamo un bel controllo per tutta la città, controlliamo tutto. Ma lei che tappa? Sei fermi! Che c'è? Ho fatto la notte, ma è stato durato questa notte. E va bene, ha fatto il suo lavoro. Non è che ci ha messo qualche cosa di strano, eh? È così. Ha ragione, maresciallo. Siamo qui per salvare il mondo. Ma quale salvare il mondo? Guardami la porta! Chi è che busta? Chi è? Buongiorno, poliziotto! Maresciallo, è lei il maresciallo? Chi comanda qui dentro? Lui. Chi? Ehi, state calmi, che è successo? Qui siamo alla polizia, eh? Parlo io, parli bene, parlo io. Vabbè. Allora, praticamente... Parlo. Dobbiamo fare una denuncia, perché... Allora, dobbiamo fare una denuncia, perché praticamente... Ho vinto io e parli di... No, allora... Hilary, praticamente, ragazzi, è stata sospesa! Siamo qui al giardino zoologico. Ma che c'è qua? Il giardino? Elefante, ci sono due coccodrilli ed uno tango. Due piccoli serpenti e un abitare al canto del popolo. L'elefante non manca più nessuno, solo si vedono i due coccodrilli. Ma quella che stava a cantare, ma qui Hilary è stata sospesa. Nando, ma ti ricordi che siamo venuti? Ma anche voi, ma che polizia siete? Vi mettete a cantare? Eccolo qui! No, è salito la campanella! Vado a controllare la porta se non entra nessuno. Dai, dobbiamo cancellare tutte le scene dove facciamo piangere Hilary. Non si accende, oh! Più veloce, dai! Ho capito, non si accende! Forse così. Ma adesso te lo faccio vedere io come si eliminano le cose. Beh, hai imparato velocemente ad essere una di noi. L'allieva supera sempre il maestro. Hai ragione. Finitela con questi romanticismi! Stanno arrivando! Vabbè, dai, dobbiamo distruggere le prove. Allora, noi il discorso è questo, dobbiamo fare una denuncia. Però dovete parlare uno per volta. Un'altra volta, e allora cominciamo da capo. Vabbè, praticamente il problema, ascoltate, è molto serio. Hilary è stata sospesa da scuola, adesso vuol dire da noi che ce ne frega. No, perché in classe di Hilary abbiamo scoperto che ci sono dei bulli, ci sono dei ragazzi che bullizzano Hilary e hanno fatto diventare anche Nicole una bulla. Quindi adesso noi abbiamo capito che dalle telecamere di sicurezza della scuola... No, scusa, noi non abbiamo scoperto, ho scoperto. Vabbè Nando, adesso ho scoperto. Vabbè, sai che c'è? Io mi rimetto a dormire. È l'unica cosa buona che sa fare. Tra poco in questo video. Qui ci sono atti di bullismo. Atti di bullismo? Sì, controllate le telecamere. A me mette le mani. San Giovanni! Senta maresciallo, mi deve fare una cortesia. Dovete venire a scuola, controllare le registrazioni e portare via i bulli da quella classe. Arrestateli, fate qualsiasi cosa. Qui la situazione è grave, ok? Fatemi questa cortesia, potete venire? Ok. Manderò i miei uomini migliori. Che è? Dove manna? Va bene, andiamo a scuola, per favore. Si svegli. No, che piano? Appena svegliato. Ora ti faccio vedere io cosa significa essere bulla veramente. Funghetti, preferite noi in classe o Hilary in classe? Scrivetelo nei commenti e scrivete la cosa giusta. Beh, credo che Hilary non tornerà più a scuola.
Allora, riprendiamo da dove abbiamo interrotto. Oggi cerchiamo di fare questa poesia fatta bene, non come il solito vostro. Ma quanto ci mettono ad arrivare? Chi stai aspettando? Stefano e la polizia? Ma tu cosa ne sai? Noi bulli sappiamo tutto. Tanto fra poco sarà tutto finito per voi. Sì, sì. Beh, sai cosa in realtà? Noi abbiamo tutte quante le prove e adesso verranno Stefano con la polizia e voi verrete tutti quanti scoperti. Le voglio proprio vedere queste prove. Ma certo, adesso saremo di nuovo io e Ilari in classe e voi verrete scoperti, quindi verrete tutti quanti sospesi. Non vedo l'ora. Povera illusa, Sara. Ilari non tornerà mai qui dentro. Venite, venite, polizia, venite! Siamo rimbambiti, ma che stiamo a fare? Insomma! Ma qui devo fare una cosa seria, che mettete a fare i cosi, i pupazzetti, i pupari. Cosa è successo? Allora, io sono al corrente di tutto. Ma al corrente... Vediamo, al corrente! C'è la polizia! È successo qualcosa. Allora devi venire pure a ballare. Hai scoperto l'acqua calda? C'è la polizia, c'è la dama. San Giovanni, io questa mattina le ho detto che bisognava indagare. Lei non ha fatto nulla, l'abbiamo fatto noi. Noi. Capito? E noi. Che cosa avete scoperto? Te l'accorgerai. Ci sono atti di bullismo in questa scuola. Stefano e Nando sono venuti alla polizia per dirci che qui ci sono atti di bullismo. Atti di bullismo? È vero, Ilari deve ritornare a scuola. Ma avete le prove di questi certo atti di bullismo? Prove, certo. E allora vediamole. Ecco, sono arrivati. È finita per tutti voi. Sì, sì, aspettiamo e vedremo. Vediamo. Sì, sì, controllate le telecamere. Abbiamo scoperto dalle telecamere, che abbiamo le prove, adesso le andremo a vedere. Bene. Che sono stati loro a tagliare i capelli di Nicole e che se Ilari è stata messa in mezzo perché lei la bomboletta non l'ha mai spruzzata, sono stati questi bulli, sono stati loro. Bene. Andiamo a vedere le telecamere. E andiamo a vedere. Andiamo. Forza, andiamo a vedere le telecamere. Venite, è stato proprio qui che prima abbiamo controllato il computer e in questo computer che è qui, è funzionante perché i ragazzi sono riusciti ad accenderlo, ci sono le prove che cercavamo, che Ilari non c'entra nulla, proprio in questo computer. E allora controlliamo questo computer, controlliamo. Ma questo computer è rotto, San Giovanni? Beh, preside. Ma come? A me sembra che questo computer... Ma preside! Guardi, guardi, si rende conto? Dove sono le prove? Dove sono le prove? Mi avete fatto venire qui per un computer rotto! Io ho mille cose da fare in questa scuola e lo sappiamo bene tutti! Me ne vado, vi lascio, pensateci voi! Ma era tutto regolare, tutto sano, tutto... No, polizia, le assicuro che qui dentro c'era... Oh, ha capito! Ah, ok, quindi il poliziotto ha capito! Sempre, però, bravo! Oh, grazie! Andiamo a beccare i bulli! Devo beccare i bulli, ma che bulli? C'è la prova, c'è niente, il computer è rotto, ne fanno perdere tempo. Ho capito tutto, abbiamo trovato il colpevole, Finalmente! Era ora. Questa classe è stata, quindi la polizia, ragazzi, ha scoperto chi è stato il colpevole. Che fa? Metto le manette. A me non mette le manette. San Giovanni! Ma non è possibile, ma che cosa è successo? Non avevate tutte le prove. Che fa, polizia? Mi arresta me! Cioè, San Giovanni! Ma che c'entra uno? San Giovanni, mi stanno arrestando, ma lei dica qualcosa! Io devo fare lezione, Devo fare lezione! Non è che qui possiamo perdere tempo! Con gli arrestamenti! Aspetta, entriamo! Andiamo! Stanno portando via anche Stefano, ci dispiace molto. E anche il vostro bidellino stanno portando via. E la prossima sarai tu! Funghetti, iscrivetevi adesso al canale perché più iscritti siamo e meglio è, così potete aiutarci a far ritornare Ilari. Funghetti, abbiamo una sorpresa per voi! Da oggi potete ordinare il nostro fumetto. Ordinatelo nel link in descrizione. Ciao!